Ciao ragazzi, non faccio un video da davvero troppo tempo e per ricominciare ho deciso di portarvi un paradosso tanto bello quanto facile da risolvere, il paradosso delle tre carte. Detto questo, iniziamo. Immagina di avere una busta contenente tre carte. La prima ha entrambi i lati bianchi, la seconda ha entrambi i lati neri e la terza ha un lato nero e un lato bianco. Da questa busta estraiamo a caso una carta e guardiamo il colore di uno dei lati. È bianco. Qual è la probabilità che anche l'altro lato sia bianco? Intuitivamente ci verrebbe da dire: ok, so che un lato è bianco, quindi ho in mano la prima o la terza carta. Quindi la probabilità che anche l'altro sia bianco è del 50%. Ma questa risposta non è corretta. Andiamo a capire perché. Per aiutarci nel ragionamento, facciamo una piccola tabella con tutte le possibili opzioni. Ora noi sappiamo che il lato visibile è bianco, quindi ci troviamo in uno di questi tre casi. Ora rispondere alla nostra domanda è molto semplice. In due casi su tre il lato non visibile è bianco, il che ci dà una probabilità di 2/3, o di circa il 66%. Questo paradosso ci insegna che non sempre il nostro intuito ha ragione, ma alcune volte bisogna fermarsi e fare bene i conti. Per questo breve video abbiamo finito. Ah, quasi dimenticavo! Ho visto i risultati del sondaggio di qualche giorno fa e quindi, prossimamente, uscirà qualche video di informatica. Se il video ti è piaciuto, lascia mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale. Ciao ragazzi, alla prossima!